Bonjour mia family, bonjour ragazzi e ragazze. Sono allora con una pettinatura oscena perché sto per andare a fare i colpi di sole finalmente perché ho questa ricrescita terribile che ho tipo la base dei capelli scura e poi lo chignon qua, il pompon tipo chiarissimo, quindi cioè, non la sopportavo più questa cosa. E quindi sto per andare a fare i colpi di sole, yes! Ho fatto un po' di ordine anche sulla mia scrivania qua, guardate, ed ho sostituito i vecchi prodotti con quelli nuovi che testerò, che proverò in questo periodo anche in qualche video. Qui sempre il solito casino, ma sorvoliamo. Comunque, la cosa importante adesso è truccarsi e poi andare, sì, dal parrucchiere. Sono troppo contenta, quindi mi sono detta, visto che vado dal parrucchiere, oggi filmiamo un vlog. Spero sia dritta questa videocamera. E tra l'altro, la stessa maglia che indossavo ieri, ma ci tengo a precisare che l'ho lavata. Però, visto che devo fare il cambio armadi, non ho praticamente nulla ancora di estivo. Perché ho tutto ancora, cioè ho solo le robe invernali fuori, quindi devo assolutamente fare il cambio dell'armadio prima possibile, ma è una cosa che mi prende una giornata intera e quindi devo avere sinceramente proprio il tempo di avere una giornata intera tutta da dedicare alla mia cabina armadio. Il problema è che non succede praticamente mai e quindi ci sono 33 gradi tipo e io ho ancora i maglioni invernali negli armadi sulle scansie, non sto scherzando, cioè veramente in condizioni assurde. Comunque, testiamo lo stick opacizzante di Givenchy. Io adoro quello di Benefit, ma lo sto finendo e voglio provare com'è questo. Non so che l'ho già provato in realtà in un first face, full face of first impressions. E altro primer, perché con questo caldo davvero la mia pelle tende ad essere più lucida del solito, ma che tra l'altro, anche se piove qua a Trieste, c'è comunque un caldo terribile. E mi fa ridere Tomas che si lamenta, tipo, che caldo, ma siamo andati tipo nei Paesi Bassi, no? Beh, in Olanda. E lui diceva, ma cavolo, ma anche qui ci sono 30 gradi, ma dove devo andare per trovare un po' di fresco? Devo andare in Groenlandia? E tipo io ero là che ridevo. E poi ci siamo messi a guardare davvero tipo le foto della Groenlandia e guardare la loro capitale e alla fin fine ci siamo quasi autoconvinti che dobbiamo andare in Groenlandia. Oh, gatto Demmer. Ciao, gatto Demmer! Risponde sempre. Si sta mettendo. Sta andando sulla finestra perché a lui piace un sacco mettersi sulla finestra e guardare fuori e vede tutti i passerotti, vede le cornacchie, vede qualche gabbiano a volte e lui sta là e parla a tutti questi uccellini. Il fatto è che gli uccellini a lui non lo cagano di striscio, però secondo me lui si sente molto predatore della savana lì a guardare appunto tutti questi uccelli che volano. Ok, comunque, a parte questo, sì, devo assolutamente fare il cambio degli armadi. Penso che domani dovrò dedicare una giornata intera a ciò, perché praticamente sto usando solo le maglie, t-shirt e roba che ho comprato adesso, perché tutto il resto è ancora nei cassetti, eccetera, e poi bisogna ristirare tutto. Quindi sì, però in realtà sono super 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 contenta che sia arrivata la bella stagione, anche perché non vedo l'ora di indossare le gonne lunghe, i vestiti e in realtà ho già indossato qualche gonna lunga. Anzi, vorrei chiedervi se conoscete un sito, a parte ovviamente ASOS, dove io acquisto sempre, ma un sito che vende gonne lunghe o vestiti lunghi estivi carini, perché sono alla ricerca e vorrei fare scorta per questa bella stagione. E quindi sì, se conoscete qualche bel sito online con ovviamente sì, con possibilità di spedizione in Italia, un sito online che abbia comunque cose di buona fattura, ecco. Quindi fatemi sapere perché siete sempre più informati di me e sono davvero alla ricerca di altri siti oltre ad ASOS, che è sempre la mia
salvezza dove appunto fare shopping. Ok, direi che con il fondotinta ci siamo. Spero di non aver esagerato perché adesso mi giro verso la luce. Quando esagero un po' con il fondotinta, passo la spugnetta dalla parte pulita e umida sopra tutta la base in modo da rimuovere un po' l'eccesso, perché con questo caldo davvero non voglio rischiare di essere tipo una maschera. Cioè, non voglio rischiare di essere tipo una maschera mai, però comunque e basta, insomma, questo è quanto. Il programma di oggi, ragazzi, è andare dal parrucchiere e poi dovrò fare qualche altra commissione in centro e vorrei tagliare anche un po' i capelli oggi, ma non niente di trascendentale, però un pochino vorrei regolarli. Cos'altro volevo dirvi? Basta, questo credo sia quanto. Ah sì, e poi dovrei fare la spesa perché non c'è praticamente nulla a casa. Abbiamo, cioè, nel frigo ci sono, sì, lo sapete, ve l'avevo già detto, ci sono i cumuli di grano. Avete presente come nel deserto, che se ne vanno in giro nel vento e nel vuoto di questo posto enorme? Beh, questo è praticamente il nostro frigo e è così in questo momento. Quindi questo è quanto. Ho messo a caricare il video mukbang che ho filmato ieri sera con il sushi, che poi Tomasz è tornato tardissimo, è tornato tipo all'una e mezza. Infatti mi aveva detto torno a mezzanotte, è tornato all'una e mezza. E io là, avevi detto che saresti tornato a mezzanotte. No, comunque si è divertito. E la sua squadra, perché vi ho detto che allenava lui la squadra, ha vinto, quindi era anche molto molto contento. E quindi sì, questo è quanto. Spero di riuscire ad andare a fare la spesa perché non so mai quanto tempo perdo dal parrucchiere. Sapete che i colpi di sole sono sempre una cosa abbastanza lunghetta, tra virgolette. E questo è quanto. Oggi mi ha scritto la ragazza che ha vinto l'ultimo giveaway, le sono arrivati i prodotti ed è tutta contenta, quindi sono molto contenta anch'io, ecco. E basta, e adesso finisco di prepararmi e vado a fare un trucco leggero, e anche perché hanno dato pioggia. Classico è classico giorno da andare, che io scelgo per andare dal parrucchiere quando danno pioggia, così ho i capelli tutti belli, perfetti, esco patatrac totale con la pioggia, ma vabbè, ma vabbè. E noi ci vediamo tra un po' da Goran. Ci siamo! Stiamo facendo come si chiama Goran? Il test del Che capello. è questo? No, stiamo nell'analisi cutanea. L'analisi cutanea. Qua si vede meno bene, ma vedi questo cratere? Vedi come più scuro? Quello è un bulbo che produrrà il capello. È inevitabile, è caduto per un trauma, cioè come quelle delle mucose, ma ricrescerà. Cioè, cosa significa? Perché ricrescerà? Perché non è piatto, che tu non ce l'hai, ma potremmo stare su di me, non è piatto, ma produce sebo, perché devo dire che il ciclo vitale c'è proprio. La punta Queste le l'insieme punte. non è male, Bene. e la punta, vedi, quello di cui parlavi prima, questa è una rottura, questa è una rottura. Qualche rotto. Sì, Quindi sono infatti i due dobbiamo quali, vedi, tagliarli un po'. proprio questo possa essere anche un Quello è segno l'elastico dell'astico. Ah, sicuramente. Sulla Sicuramente elastico, l'elastico. perché l'ho tolto. Stiamo facendo i colpi di sole, come avevo anticipato. Finalmente non vedevo l'ora con questa ricrescita terribile. A che punto siamo, Francesco? Poco più, poco oltre la metà. Ci siamo. E qui c'è Giulia. Ciao! Che è venuta a farmi compagnia. Li abbiamo fatti freddi, giusto? Colpi di sole freddi, Sì, sottili. assolutamente. Sottili, tanti, freddi, anzi medi, non tanti, medi, molto sottili, satinate. Ok. Che ne dite della mia pettinatura? È pronta. Diciamo così oggi. Adesso abbiamo sciacquato tutto. Sono curiosa di vedere come sarà. Che figata, la macchina del fumo e fa tutta questa atmosfera. Ti addormenti, qua, cioè, proprio. Esattamente. Wow.
Adesso faremo la, come si dice, la terapia dell'ossigeno. Come si dice? Sì, la terapia dell'ossigeno. Terapia dell'ossigeno con questa macchina. Di che cosa si tratta? Allora, l'ossigeno in dermoinfusione è un trattamento che usa esclusivamente l'ossigeno, che è la nostra vita, per far penetrare sia nel primo strato del derma che più in profondità, non solo l'ossigeno, ma un principio attivo come in questo caso. Come funziona? Noi abbiamo una macchina che è questa qua, che praticamente prende l'aria che c'è nell'ambiente, perciò non ci sono bombole, non c'è nessun tipo di pericolosità. Prende l'aria nell'ambiente attraverso un sistema di filtraggio, esattamente con la zeolite, va a scorporare tutto quello che non è ossigeno puro, arriviamo appunto a un 95-97 di ossigeno puro, eliminando l'anidride carbonica. E noi andiamo poi attraverso questo aerografo a cui abbiamo addizionato il principio attivo a spararlo sulla cute. Il principio attivo è fatto di cellule staminali vegetali, esattamente della mela, una mela particolare svizzera che contiene queste cellule staminali vegetali. In più è arricchito da dei principi attivi che vanno a rendere più longeva le cellule staminali umane, cioè quelle che troviamo dentro nel bulbo filifero. L'ossigeno è super piacevole. Sì, sì. Beh, è un sistema che viene ormai usato in tutto il resto del mondo. Quella che ne usa di più è appunto Madonna, che lei se lo fa su tutta la pelle di tutto il corpo, proprio perché induce un ricambio intercellulare, perché è un feeling fisiologico, riattiva la microcircolazione e arricchisce i tessuti di ossigeno. Wow. E ogni quanto bisogna farlo? Come funziona? Allora, ogni giorno per 5 giorni, dopo le applicazioni consigliate sono 2 cicli da 10, e ogni giorno per 5 giorni, una volta poi stabilizzato il trattamento, si può iniziare a farlo ogni 2 giorni, ogni 3 giorni. Ok, ok, e per una durata totale di? Per una durata totale di 20 applicazioni che vengono poi distribuite nell'arco dei 30 giorni, 35, 40, tenendo presente la problematica delle domeniche. Quindi chi è tanto stressato, perde capelli tipo me, oppure con la mononucleosi perde i capelli, certo, ti aiuta tanto. Ma perché? Cerchiamo di capire bene la motivazione. Il fatto di irrorare il primo strato del derma e di migliorare e velocizzare e stabilizzare la microcircolazione induce il capello a ricevere più sangue. Il capello vive, cresce attraverso il sangue. Ecco che per esempio dei fattori di stress, dove noi andiamo a comprimere questa circolazione per una tensione cutanea, grazie all'ossigeno ritorniamo a stabilizzare quello che è la microcircolazione. Infatti già massaggiare, no, per stimolare la microcircolazione, certo, aiuta anche per le occhiaie, eccetera. Certo. L'applicazione invece per quanto riguarda sul viso può essere sia applicato esclusivamente ossigeno, sia anche qui addizionato a dei sieri polifunzionali che vanno ancora più a stimolare la microcircolazione. Il risultato sul viso è eclatante, perché non lo vediamo solo disteso, ma anche il tipo di carnagione che riusciamo ad ottenere è piacevolissima. La carnagione è dovuta solo a un miglioramento della microcircolazione. Wow! È un antinfiammatorio l'ossigeno, viene usato come tale, anche per esempio... Io dovrei usarlo sulle borse, sì, quando mi sveglio il viso fa puto. Ma sai, qualche volta quando noi finiamo la giornata e magari abbiamo anche una cena che ci interessa apparire meglio, un'applicazione di 15-20 minuti sul viso è risulti meno stanca, più rilassata e una carnagione più luminosa. Fidato, vorrei averla a casa. Infatti Madonna cosa fa? Ce l'ho a casa. E in tutti gli alberghi in cui va, lei deve trovarlo lì, la macchina dell'ossigeno. Ma veramente? Sì. Cavolo. Fantastico, sono troppo contenta per il colore che ho, perché è il colore perfetto, freddo, comunque simile al mio perché è solo di qualche tonalità più chiaro, ma adoro, cioè adoro troppo, sono troppo contenta. E adesso, visto che la mia amica Giulia mi ha raggiunto ed è una bellissima giornata, andiamo a farci un giretto, andiamo a mangiarci una pizzetta e qual era il mio? Numero 5, ok, devo riprendermi...
cosa ho lasciato qua? Ho lasciato l'ombrello perché davano pioggia. Io sono l'unica cretina che gira per Trieste con l'ombrello e c'è il sole. Quindi vabbè. E poi devo metter via il grembiule. Quindi poi andiamo a mangiarci una pizzetta. Io poi devo andare a fare roba molto figa, molto ragazzi fashion. Io lo so, queste mie giornate sono super fashion. Ma poi devo andare a fare la spesa. Cioè guardate che giornata bellissima. Io nelle previsioni davano pioggia, ti giuro, davano pioggia, e io sto girando con l'ombrello, per fortuna ho quello piccolo. Io convinta che se, cioè se diluviava, e invece, e non ho neanche gli occhiali da sole. Yay per me! Però guardate che meraviglia, Trieste, che meraviglia con il sole. E praticamente lì c'è il posto che fa le pizzette più buone. Quindi siamo veramente attaccati. Che bello. Sta casa rosa è bellissima. Oh, è passato un gabbiano, hai visto che roba? Quelli sono scuri e sono ancora piccoli. Sai che quando nascono sono scuri? Ah, voleva venire a mangiare. Ma guardalo. Ma guardalo. Io lo chiamerei, come lo chiamiamo? Ettore. Ettore ci sta. Ettore il gabbiano. Non disturbiamo Ettore che sta mangiando. Ah, sta arrivando anche suo cugino Ferdinando. Ok, se ne sono andati. Ettore. Io gli animali mi comunicano i nomi e ti giuro che mi viene fuori il nome perfetto. Si chiamava Ettore. Ettore e Ferdinando. Intanto sono arrivate le chele di granchio. Me le sono già pappata. Sono molto buone. E ho preso ovviamente Coca Zero. Eccole finalmente! Io ho preso la margherita e Giulia ha preso quella con i funghi. E mi raccomando, seguite Giulia ed Elia perché hanno anche loro un canale YouTube adesso. Dici il nome del canale. Loving Travel. Loving Travel, e li trovate. Io sto ancora cercando di convincerla a fare video in italiano, vedremo se ci riusciremo. Nel frattempo ci sono, però sono in inglese. Ok, adesso metteremo via la spesa. Sto ovviamente bevendo acqua perché ho una sete terribile. Scusatemi se c'è un po' di casino, ma il robot sta pulendo casa. Che cosa ho preso? Allora, visto che al supermercato mi sgridano sempre se provo a filmare, allora ho preso mozzarella. Poi i biscotti preferiti di Tomas, i Ringo, rigorosamente alla vaniglia. Poi uova, che spero non si siano tutte rotte nel trasporto. Poi gamberetti. Poi gran cereale, questi sono buonissimi, croccanti con riso, sono super super. Oh, gatta Stellina, buonasera. Poi ho preso panna chef leggera da fare con il salmone che era qua, adesso non lo trovo comunque. Passata di pomodoro per la pizza fatta in casa. Poi pane mulino bianco, sia quello integrale che quello bianco a fette. Ciao ciao! Ciao ciao carino, tutto bianco! Sì, solo un po' arancione tu? Sì, tutto bianco! Poi altro Kinder Bueno per me e Tomas stasera dopo cena. Poi spaghetti del cecco. Poi pasta per la pizza. Yes. Gatto Denver, non è parte della spesa. Garuren. Beh, scusi, signor Garuren. Signor Garuren. Altra mozzarella. Ma, signor Gatto Denver. Ah sì, poi due confezioni di salmone. Prendo sempre quello norvegese. Secondo me è molto più buono di quello di quello scozzese. Sì, lo so, lo so. E poi ho preso il tonno perché Tomas è nella fase in cui mangia solo pasta col tonno praticamente. E questa, ma sì, ma sì. Poi che cos'altro abbiamo preso? Ah sì, poi le prime ciliegie, che in realtà nella nostra casetta in campagna le abbiamo, ma non ci vado quasi mai. Sì, cioè abbiamo l'albero. Gatto Denver ci tiene sempre a dire la sua. Poi abbiamo fragole. Gatto Denver deve dare la sua approvazione alla spesa. Dovete sapere che poi pomodorini, quelli piccolini.
E poi banane. Voilà, adesso dovrò mettere anche tutto via, tra l'altro io sto facendo finta insalata, non c'era la valeriana per Tomas, quindi ho preso questa tenera. E poi la colonna sonora dei miei video è dato Denver che urla, cioè è incredibile. Anche rieditando il mukbang di ieri c'era gatto Denver che urlava durante tutto il video. Questa è la mia vita, ragazzi, cioè è la mia colonna sonora. Che cosa c'è? Ma che cosa c'è? C'è un grano tutto bianco e c'è un poco arancione. C'è tutto bianco. Sì, con questo culetto. Che bravo. Ma sì, anche tu mi sei mancato tanto. E di più bello di duro al mondo sei solo tu. Allora, ciao Pupetto, che oggi non ti hanno visto ancora in questo video. Ciao! Sì, Denver, abbiamo capito tutti. Allora, volevo farti vedere che ho preso il Kinder Bueno White. Bello. Però, uno è per me. No! Sì, uno per te e uno per me. Io mangerò tutto. Eccola, immaginavo. Poi ho preso i Ringo per te. Che buoni. Potrò mangiare due? Forse tre. Forse... Oggi ti senti generoso. E poi cosa ho preso che ti piace? Aspetta. Poi ho preso, vabbè, le ciliegie e le fragole, ti ho fatto vedere. Poi ho preso stracchino. Buono. Non c'era l'entusiasmo dei Kinder Bueno, però ho notato. E poi ho preso... Ho portato un budino. Sì, vabbè, quelli li porti dal lavoro, non è che sia tutta questa grande. E basta, questo è quanto. E fragole, ciliegie. Ah sì, e poi ho preso l'insalata per te. Ho preso i pomodorini per te e doppia mozzarella. Che bella, bella spesa questa. E finalmente hai il latte per la mattina. Bello. Penso che l'entusiasmo più grande era per i Kinder Bueno. Comunque, sì, Kinder Bueno. Diciamo la verità. Piacciono tanto. Domani si è guardato la partita Juve-Milan ed era super contento. Adesso è praticamente distrutto perché ieri dalla cena di lavoro è tornato tardissimo a casa. E da notare che io ho ancora il sushi, però non lo mangio perché non ho la salsa di soia. E sì, c'è il sushi che ho avanzato ieri e gli edamame invece li ho mangiati, però devo comprare la salsa di soia, solo che non so se domani sarà ancora buono, mi auguro di sì. Comunque, poco fa mi sono preparata, qui c'è, come al solito, lo sapete chi è il vero protagonista del mio canale, Caturin. Sì, lo sanno tutti che tu sei la vera mascotte, sei solo tu. Poco fa mi sono preparata questo perché non ho tantissima fame, avendo mangiato le tre calè di granchio e poi la pizzetta mi sono super saziata. In realtà ho mangiato anche il Kinder Bueno bianco quando sono tornata a casa. E poi qui mi sono preparata, sono fette biscottate con stracchino e salmone affumicato norvegese, molto molto buono, da provare con lo stracchino, ragazzi. Io ovviamente non so cucinare, quindi questo è proprio il massimo che riesco a fare, ma in realtà volevo solo uno spuntino, non volevo fare pasta o robe troppo pesanti. Sei bellissimo, sì. Sei il gatto più bello di tutto il mondo. Oddio, ti trema la coda. Quando gli trema la coda è grave, bisogna accarezzarlo subito. Sì, sì. Bacini e strusciatine. Oggi cena davvero tardissimo, spuntino, ma tanto non vado a dormire subito, devo ancora lavorare al computer con Caro Demer. E guardate che carino che è il mio nuovo pigiamino, sì! Ho anche i pantaloncini abbinati, ma ho i leggings in realtà adesso. Però è bellissimo con l'arcobaleno, sì! Sì, gatto Demer, tu sei più bello, tu sei ancora più bello. Sei più bello dell'arcobaleno, sei più bello di tutto. E di tutti i gatini sei il più bello. Gatta più bella è Audrey. Ma tu sei il gattino più bello che esiste in tutto il mondo. E tu la gatta più bella che esiste in tutto il mondo. Ho spazzolato tantissimo Audrey, quindi fatele i complimenti perché ha un pelo bellissimo. Un pelo bellissimo. Adesso lei se ne va sul suo cuscino. E questo è quanto. Probabilmente gli farà i pru pru. Farà un po' il pane sul suo cuscino. Esattamente. Gatta stessa. Lei è innamorata del suo cuscino, un po' come Linus con la sua copertina, e lei ha il suo cuscino, e così è.
E Denver invece purtroppo a me, nel senso che sono io il suo cuscino. Ma il mio gattino tutto bianco e sono un poco arancione. Mamma mia, gatto Denver, che faccia tontolona che hai. Vabbè, io mi mangio i miei crostini al salmone e stracchino e guardo un video di PewDiePie, che assieme a Shane Dawson è uno degli youtuber di cui non perdo mai un video. È ormai tardissimo, mi sono persa un sacco di tempo a guardare i video di questa ragazza. E lei è un medico e fa dei video durante le sue giornate, eccetera, eccetera. Questo particolare video sono 28 ore che è praticamente il suo turno più il turno di notte. E quindi fa vedere, chiacchiera, è molto molto interessante perché... Non so se ve l'ho mai detta questa cosa, oh mio Dio, non si vede niente, che cosa sta succedendo? Ok, flash. Non so se ve l'ho mai detta questa cosa, però prima di iscrivermi a lingue avevo una mezza idea di iscrivermi in realtà a medicina. Quindi in realtà per me questi vlog, il fatto che i medici facciano questi video è super 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 interessante. Ma sapete che... nel retro della mia mente c'è sempre la possibilità, peli di vola di Denver che volano, c'è sempre la possibilità di magari un giorno iscrivermi davvero a medicina e diventare medico, perché no? Si può fare a qualsiasi età, ma sarebbe proprio una cosa, cioè, per me, quindi insomma è un percorso di studi pazzesco e non immagino... E ovviamente di farlo, però è giusto un'idea, no? Su quelle cose che dici, sì, però c'è sempre tempo se volessi provarci, però boh, è carino vedere questi video, mi sta piacendo davvero tanto. C'è sia Dr. Mike, che fa però un genere di video, lui non fa proprio vlog, non so come sia il mio rossetto, ormai se n'è già tutto andato, credo, e poi c'è anche questa ragazza che li fa e sono molto molto belli. Lei si chiama, come si chiama? Violin MD, oh, non si vede niente, quindi tipo Violin MD, ed è molto brava. Invece poi c'è Dr. Mike e il canale si chiama proprio Dr. Mike. Comunque una cosa io vi devo far vedere, ragazzi, perché, cioè, allora, in tanti mi hanno scritto dicendo: Nicole, guarda che c'è un brand che utilizza le tue foto, che insomma vende prodotti, questo brand, e utilizza la tua immagine. Allora io mi sono fatta mandare i link, eccetera eccetera, ed ho trovato questo brand che praticamente ha messo la mia foto di non so se ve ne avevo già parlato di questa cosa, in un video in cui io usavo il carbone attivo, avete presente, l'ho preso in erboristeria, non so se vi ricordate quel video, avevo comprato il carbone, semplice polvere di carbone in erboristeria, e poi avevo provato appunto questo come sbiancante per i denti, aveva anche funzionato non male, devo dire. E questo brand, o i rappresentanti che lo vendono su Facebook, non ho ben capito, comunque questo brand, che cosa hanno fatto? Hanno preso l'anteprima di quel mio video, che ovviamente non era sponsorizzato, non parlavo di nessun brand in particolare, se non appunto dicevo che questa polvere di carbone l'ho presa in erboristeria. E loro che cosa hanno fatto? Hanno preso questa mia, l'anteprima di quel video, ci hanno inserito su il loro logo, Chogan, non so come si chiami, e poi hanno iniziato praticamente a pubblicizzarsi con quella mia foto. Ma cioè, numero uno, è completamente illegale utilizzare l'immagine di una persona, foto di una persona, per pubblicizzare un prodotto senza che quella persona ne sia a conoscenza, abbia firmato un documento e sia ovviamente anche pagata, perché voglio dire, però non è tanto quello, proprio il fatto che, cioè, io questo brand proprio non lo conosco, non sono in nessun modo associata con loro, ma io a questo punto mi viene da pensare che bisogna stare attenti, perché, cioè, se tu praticamente truffi le persone, nel senso che è una pubblicità un po' ingannevole, visto che io, che sono nell'anteprima, in realtà quel prodotto non l'ho mai usato, e il risultato di denti più bianchi che si vede in quella foto nella mia anteprima non è sicuramente stato dato dal loro prodotto, quindi una pubblicità ingannevolissima proprio, cioè, io non ho parole. E ci tengo a sottolineare che io a loro ho mandato, e adesso ve la leggo, che cosa sto inquadrando, la mia guancia, io ho inoltrato a loro anche una mail in cui chiedevo la rimozione di questa foto, ovviamente di questa locandina pubblicitaria in cui compaio io tramite
fotomontaggio, ma di cui io non ero a conoscenza e che non ho mai approvato. E gli ho scritto: buonasera, è stato portato alla mia attenzione che nella pagina Facebook di sua proprietà e da lei gestita con nome eccetera eccetera, ho messo il nome della pagina Facebook, compare un'immagine in cui è presente il mio volto. Suddetta fotografia è stata estrapolata dai canali social di mia proprietà e successivamente modificata, ovviamente al computer, in modo da essere affiancata e correlata al marchio Chogan, marchio a me completamente estraneo. Questo è il link alla suddetta immagine, ho linkato l'immagine. E poi, non avendo mai acconsentito all'affiancare la mia immagine né pubblica né lavorativa ai prodotti da lei venduti pubblicizzati, quella presente, pretendo l'eliminazione immediata di suddetta fotografia da internet. La legge italiana 663 del 1941 è infatti molto chiara a riguardo: la divulgazione dell'immagine necessita sempre del consenso dell'avente diritto qualora essa avvenga per scopi pubblicitari. Questo significa che se uno volesse ripostare una mia foto essendo personaggio pubblico, ovviamente può farlo, ma non puoi farlo a scopo pubblicitario se vuoi vendere prodotti associandomi a un marchio. Non si fa, senza menzionare, poi gliel'ho scritto io, senza menzionare l'aggravante suddetta immagine pubblicitaria, infatti a tutti gli effetti ingannevole, in quanto il prima ed il dopo raffigurati nella stessa non sono frutto dei prodotti da voi venduti, in attesa di un riscontro eccetera eccetera. Ok, non mi hanno mai risposto. Ho mandato, dopo diversi giorni, ho controllato, l'immagine era ancora là, ho mandato un'altra email uguale, identica, non mi hanno mai risposto. E poi vedo che invece la foto è sparita. Il problema è che questa foto l'hanno tolta dalla loro pagina Facebook, però continua ad esserci tipo su altre pagine, su internet, eccetera, eccetera. Io adesso ve la faccio vedere perché oggi ho ricevuto un'altra segnalazione e cioè io non so veramente se andare a della polizia per ogni cosa, perché è incredibile, cioè veramente incredibile. E poi oggi sono andata anche sulla loro pagina Facebook a scrivere lo stesso messaggio via Messenger, perché poi l'hanno letta le email, ma non si degnano neanche di rispondere, di chiedere scusa, di dire una qualsiasi cosa, cioè voglio dire, ma boh. E ho scritto la stessa cosa su Facebook e non mi rispondono, cioè leggono e non mi rispondono, capito? Cioè potevano anche rispondermi in bel modo, non avrei detto niente, però addirittura così. E io adesso vi faccio vedere. Allora, questa è l'anteprima effettivamente del mio video, questa era l'anteprima che io avevo utilizzato in quel video in cui appunto utilizzavo la polvere di carbone, la vedete sullo spazzolino, l'avevo messa, ma era proprio appunto solo polvere di carbone. E questa, non so se riuscite bene a capire, ma aspettate che vi abbasso la luminosità, e qui si vede il prima e il dopo dei denti. Ovviamente il prima sono comunque bianchi, ma un pochino meno bianchi rispetto ovviamente al dopo. Questa era la mia anteprima. Io adesso vi faccio vedere che cosa ha fatto questo brand. Ok, questo hanno fatto loro, ci hanno appioppato per bene qui, vedete, questo Logan, e si chiama Serena Chogan Girl. Vi rifaccio vedere l'anteprima mia originale, ok, non compare assolutamente nessun logo, l'anteprima la vedete su YouTube. E loro, tacchete, ci hanno messo per bene il logo, come se fosse normale, tutto bene. Io ovviamente questi prodotti che loro pubblicizzano, Chogan, non li avevo mai sentiti nominare. E poi addirittura dentifricio black al carbone attivo. Questo non era un dentifricio, è carbone dell'erboristeria, non è il dentifricio black al carbone della Chogan. Da usare almeno 2 volte al giorno, risultati visibili subito, non rovina lo smalto, prodotto naturale 100%. Cosa aspetti ad ordinarlo? Contattami. Beh, io non so se questo loro dentifricio black al carbone attivo funzioni, quel che è certo è che ingannano i consumatori, perché il prima del dopo che vedete qui non è sicuramente frutto, e ve lo dico perché quella nella foto ovviamente sono io, non è sicuramente frutto di questo loro prodotto e di questo loro dentifricio, ma è semplicemente un carbone attivo che io ho comprato in erboristeria, tra l'altro pagandolo tipo 1 euro. Quindi secondo me è veramente assurdo il fatto che... Ma sapete che cos'è ancora più assurdo? Io non voglio dire, uno lo fa in buona fede, non dico niente, ok? L'hai fatto in buona fede anche se è una cosa illegale? Ok, l'hai fatto in buona fede, però come fai nel momento in cui la persona, tu dici cavolo, ma beccato, questa è stata avvisata, ma beccato, e adesso mi contatta e sei anche un po' arrabbiata, perché ovviamente loro vendono prodotti con la mia immagine senza manco dirmelo, e ovviamente non è normale. Però nel momento in cui vieni beccato e io ti scrivo e ti dico guarda che quello che stai facendo non è legale, non va bene, cioè tu manco rispondi, cancelli quella foto ma la lasci da tutte altre parti su internet.
Non lo so. Chi vende prodotti, secondo me, opinione personale, che funzionano, non ha bisogno di ricorrere a questi stratagemmi e a usare foto prese da internet, eccetera. Comunque questa è l'ultima della serie di robe assurde che succedono. Non è la prima volta che mi capita, mi hanno rubato video, mi hanno rubato pagine, però ecco, un brand così, insomma, mi è sembrato molto strano che non mi abbiano risposto. Questo più che altro non è un bel comportamento. Comunque, questo è quanto. Io adesso, mi dispiace se questo video è stato anche molto casereccio e un po' così, perché alla fine di solito la sera prepariamo qualcosa assieme con Tomas, una cenetta carina eccetera, però oggi Tomas ha finito una minestra di verdura che avevamo in frigo da tipo una settimana, e quindi si è scaldato quella e poi si è mangiato il Kinder Bueno, e io invece mi sono mangiata Kinder Bueno e poi adesso queste fette biscottate tipo tardissimo, perché veramente non avevo fame prima, e adesso invece mi metto al computer e mi metterò ad editare questo video, e devo anche rispondere a diverse email e devo preparare una fattura. Quindi questo è quanto per il video di oggi. Fatemi sapere, vi prego, che cosa ne pensate del colore dei capelli. Io amo il fatto che siano così chiari, volevo assolutamente schiarirli un po', mi dava troppo fastidio quella orribile ricrescita che quando facevo, avete visto questa mattina, quando facevo la coda avevo tipo tutti i capelli scuri qua, e poi la coda effettivamente, il pompon, lo chignon era chiarissimo, quindi mamma mia, ho veramente il trucco che mi si sta sciogliendo, ma ce l'ho su ormai da tante ore, e fa tanto caldo, abbiamo ancora l'aria condizionata che non ci funziona in casa, il che è pazzesco, quindi noi veramente tutto l'inverno con la caldaia che non funziona, e adesso giustamente in estate con l'aria condizionata che non funziona. Peccato che ci sia un impianto fighissimo qua, interno nei muri, che porta praticamente, interno ai muri ovvio, c'è tutto un impianto, lo vedete lì, c'è ogni stanza ha questi bocchettoni da dove dovrebbe uscire l'aria fredda, il problema è che non esce e non funziona affatto. Comunque questo è quanto per il video di oggi, perché poi inizio a blaterare, a dirvi robe che probabilmente non mi interessano minimamente, scusatemi, io sono sempre super chiacchierona e mi piace stare qua delle ore con voi. Comunque mi avete scritto in tanti che vi è piaciuto il mukbang in cui mangiavo sushi, sì, beh, quello di ieri, il mukbang ovviamente, io specifico quello in cui mangiavo sushi, cioè è ovvio, è quello di ieri. Comunque sono tanto contenta che vi sia piaciuto e ne farò sicuramente degli altri. Ho visto che vi è venuta un sacco di fame e quindi vi chiedo scusa. Ho visto che ho fatto venire fame a tantissime persone in quel video, quindi mi sono sentita un po' in colpa. Però anch'io sinceramente quando guardo i mukbang mi viene sempre appetito. E poi volevo dire che in tanti mi hanno scritto che non sanno cosa sono gli edamame. Ragazzi, gli edamame sono i semi di soia, praticamente sono tipo dei fagiolini, e sono i semi di soia, sono buonissimi, sono super buoni. E e poi una ragazza mi ha detto: ci credo che non ti basta mai la salsa di soia, tu immergi letteralmente il sushi e lo tieni dentro e lo schiacci perché assorba quanta più salsa di soia possibile, di solito invece si dovrebbe praticamente inzuppare solo da un lato. Lo so, è vero, hai ragione, tu che mi hai scritto questo hai completamente ragione, perché io veramente ne metto troppa, cioè io faccio il bagno ad ogni pezzettino di sushi e lo rigiro e lo spremo perché assorba quanta più salsa di soia possibile, sono terribile, forse è davvero per questo che non mi basta mai, però è vero, no, comunque sono super contenta che vi sia piaciuto quel video e basta, questo è quanto per oggi, spero che vi sia piaciuto anche questo video, so che lo dico sempre ad ogni video, spero che vi sia piaciuto questo video eccetera, ma io non lo dico tanto perché è una frase fatta che dico quando finisco il video, il fatto è che non so mai se il video è venuto fuori carino, e perlomeno fino a quando sono almeno al montaggio che mi rendo conto di come è venuto o di quanto è lungo eccetera, quindi in questo momento mi sto augurando davvero che vi piaccia questo. Aspettate un attimo che alzo la luminosità, altrimenti veramente, quindi sono qui che mi auguro davvero che vi sia piaciuto questo video e basta, questo è quanto, non mi dilungo troppo, mi dilungo che poi chiacchiero e basta, bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video, domani venerdì con un nuovo video. Ciao!